Ciao ragazzi, sono Rafa, come va? Ero qui che mi godevo l'aria di settembre con questa bike, questo mezzo da urlo che un giorno vi farò vedere. Stavo pensando all'IAA di Francoforte, quello che ho visto, le impressioni che ho avuto e ecco qua. Mercedes ha fatto le cose un po' in grande, ma sono a casa loro, quindi hanno preso un padiglione intero. Bello. Eccomi ragazzi, qualche giorno fa da Francoforte vi ho mostrato in diretta social la presentazione del nuovo Land Rover Defender. A qualcuno è piaciuta, ma a molti non hanno apprezzato. Tornando a casa però e guardando le varie recensioni che sono apparse in rete, mi sono accorto che nessuno ha mostrato il 110 Explorer, che è quello che interessa più a noi Land Roveristi e Defenderisti. Siamo rimasti quindi il secondo giorno in più in fiera, proprio per mostrarvela da vicino, a differenza degli altri. Eccola. Quello che vedete davanti a voi ragazzi è un nuovo DAF. Cerchi da 20 pollici, gomme tassellate, carrozzeria lucida con inserti di vari colori. Telaio monoscocca, cambio solo automatico e versioni ibride disponibili dal 2021. Insomma, tutte informazioni che conosciamo già benissimo, ma essendo noi tutti Land Roveristi e soprattutto Defenderisti abituati a tutt'altro, dobbiamo un po' entrare nell'ottica che tutto è cambiato. E allora, in mezzo alla fiera, mi sono messo a pensare e a riflettere a questi cambiamenti. E in effetti, dalla musica al cibo, dalla moda alla tecnologia, tutto inesorabilmente cambia, ragazzi, e perciò anche il Defender. Certo, pensare di preparare e quindi sconvolgere meccanicamente ed esteticamente con accessori e personalizzazioni varie un mezzo come questo un po' mi preoccupa, ma forse l'idea Land Rover è proprio questa. Una nuova generazione di fuoristrada che sconvolge e modernizza completamente l'idea del vecchio mezzo a cui eravamo abituati. Un nuovo modo di concepire l'off-road, comodi e da 5 stelle, con infotainment e connessioni da urlo, di ultima generazione. Accessori che proprio mai ci siamo sognati potessero uscire di serie su un 4x4. A me piace cavalcare la tecnologia, ragazzi, ma comunque tenere lo stile di vita grezzo e selvaggio, e con questo mezzo, a patto che un giorno possa permettermelo certo, potrei provare queste sensazioni tutte nuove. Quindi, tirando le somme, speravo in un mezzo che mantenesse tutte le vecchie qualità inalterate, ma era impossibile con la vecchia concezione. E attraverso Land Rover ho trovato e capito perché hanno rivoluzionato un'icona, un mito che continuerà a esistere ancora per molto, molto tempo. Brava Land Rover, mi piace. Siamo qui con Daniele Maver, presidente Jaguar Land Rover Italia. Io sono un enorme appassionato di Land Rover, ho un Defender 90, back old, faccio viaggi, ho realizzato alcuni documentari, qualche filmato carino, divertente, qualche tutorial. La domanda è, penso gliel'abbiano già fatta mille volte, questo cambio così devastante, bello comunque perché parla del futuro, è stato dettato dal mondo che si evolve, quindi dalla tecnologia che inesorabilmente ci spinge a evolverci, o che cosa esattamente? Ma il vecchio Defender, chiamiamolo così, ha vissuto quasi 70 anni, dal 48 al 2016, ed è veramente un esempio di longevità forse unica nel panorama automobilistico italiano ma mondiale. Il progetto si è evoluto, i motori sono cambiati, però diciamo il concetto è rimasto quello, no? Il progetto originale, quindi veramente straordinario. Ha
suscitato l'ammirazione di tantissimi fan, di tantissimi ammiratori, per tutte le sue caratteristiche tecniche e anche un po' per questa immagine che si è creata. L'interruzione della produzione del Defender è stata dovuta anche a motivi, diciamo, normativi, no? C'è l'evoluzione verso l'Euro 6, gli airbag, la protezione del pedone, tutta una serie di funzionalità che le nuove Land Rover hanno e che il Defender faticava ad avere. Quindi c'è un po' questa forzatura, diciamo, della tecnologia e della normativa che va presso la tecnologia. Oggi nasce il nuovo Defender, che è una vettura totalmente nuova, c'è un nuovo telaio, un monoscocco in alluminio, c'ha due nuovi motori da 200 a 400 cavalli, benzina, diesel, ibrido, c'ha una serie infinita di novità. C'ha una tecnologia interna, per la prima volta su un rover viene utilizzato questo nuovo sistema di intrattenimento, hi-fi, navigazione che si chiama Pipi, che è un intuitivo, moderno, versatile, quindi è una novità. Però quello che mantiene e indinea l'anima, lo spirito della vecchia Defender, che c'è ancora. C'è ancora, lo vedi dal design, che è un po' squadrato, la ruota esterna, il portellone che si apre lateralmente, lo vedi dalle sue capacità fuoristradistiche, è stato creato per essere il miglior mezzo in fuoristrada possibile. E quindi questa è l'evoluzione, insomma, è chiaro che l'evoluzione della tecnologia, ripeto, poi la normativa segue un po' la sostenibilità, insomma segue anche un po' l'evoluzione della tecnologia e richiede tutta una serie di cose. Va bene, grazie mille, è stato un piacere. Grazie. Spero di vedervi presto con nuovi progetti, ma so che il mezzo sarà in vendita da gennaio. Da marzo, da cioè, marzo in vendita, se lei lo vuole, abbiamo già qualche prenotazione, no? Che qualcuno lo vuole assolutamente, se non lo dico. Consegne dalla fine di marzo. Perfetto, grazie. Ok, grazie. È impazzito, raga. Voi rimanete qua. Ciao.